Allora, io vengo da una piccola città del Piemonte, che è Asti, che fa 200.000 persone la provincia, 70.000 la città. Profondo Piemonte, molto arcaico, un territorio depresso in cui la Fiat a un certo punto smette di produrre a Torino e la nostra provincia, Maurizio forse saprà, chiude completamente e inizia la disoccupazione, la crisi, quella proprio brutta brutta. E però questa città in qualche maniera, noi non ce l'aspettavamo, ma il 21 marzo dell'anno scorso, 2014, arriva una telefonata dalla prefettura e dice arrivano 50 profughi. Noi in realtà gestivamo case per le donne vittime di tratta, 10-15 persone, in percorsi ben consolidati, non eravamo abituati ad accogliere numeri così grossi e soprattutto di profughi e rifugiati. Però si sviluppa nel giro di 2 o 3 giorni un tappeto di solidarietà incredibile, la gente che viene, porta da mangiare, i vestiti, qualcuno che vabbè ti regala dei mobili perché deve svuotare la casa vecchia e non vuol pagare quelli che fanno i trasochi, comunque in generale l'intorno si crea tutta una buona sintonia e allora si pensa che si può andare avanti, che tutta questa cosa non è un gran problema. E allora la prefettura dice ne arriveranno altri 50, ok, apriamo una casa, 2, 3, alla fine apriamo un campo profughi abbastanza grosso dove adesso stanno 60 persone e altre situazioni. Però a un certo punto ci viene in mente di cioè, le case non bastano più, i campi non sono bei posti, quando hai 25-30 persone riesci a gestirli, ma quando ci sono 50-60 persone in un campo non va bene, la vita non è più la vita reale, cioè non è una vita forzosa e difficoltosa per i ragazzi ma anche per noi che dobbiamo gestire. Allora ci guardiamo intorno e iniziamo a pensare così, ma questi sono arrivati tutti quanti da Lampedusa e adesso sembra che siano diventato il problema più grosso. Ci guardiamo intorno fra i nostri amici migranti, diciamo ma tu dove sei arrivato? Ma io sono arrivato nel 2003, e come sei arrivato? Da Lampedusa. E cosa hai fatto? Ma sono andato, c'avevo un cugino, il cugino mi ha preso, mi ha tenuto in casa, poi piano piano mi ha insegnato 2 o 3 cose, qualche piccolo lavoretto, poi è arrivato una sanatoria, ho preso i documenti e adesso sono i nostri amici, la vita normale. Allora, questo welfare dal basso, comunitario, moderato ma molto efficace, che già ha funzionato negli ultimi 10 anni e che di fatto ha prodotto quel tessuto dell'immigrazione regolare che contribuisce al nostro paese oggi, ho detto mettiamolo a sistema, potrebbe essere una buona idea, già funziona, abbiamo anche le risorse economiche, perché a differenza degli anni passati il Ministero adesso ogni profugo conferisce 35 euro a chi l'accoglie. E allora ci siamo inventati questa cosa dell'accoglienza diffusa, nel senso che abbiamo chiamato intorno a noi le... quelli che erano le comunità migranti della città, poi ripeto, città molto piccola, ci conosciamo tutti, senegalesi, ivoriani, nigeriani e via dicendo, e diciamo ma perché voi non vi ospitate un profugo? Lo prendete? In fondo è un fratello vostro, no? Se tu sei nigeriano, io un nigeriano, perché deve stare in un campo profughi gestito da italiani che non sanno un cazzo di come mangia, di come prega, di come urla forte, di come sente la radio, di come mangia piccante? E tutte queste cose qua ci potrebbero voltare vicendevolmente. E così abbiamo chiamato a raccolta le comunità di migranti astigiani, gli abbiamo spiegato quella che era la situazione e gli abbiamo proposto perché non accogliete qualcuno dei vostri connazionali o comunque qualcuno della vostra area, ad esempio sono un gambiano e anglofono, vabbè, ad Asti non c'è un gambiani, però se è anglofono, africano, un nigeriano potrebbe comunque capirti molto meglio di un italiano, se è maliano, vabbè, non ci sono maliani, ma c'è un senegalese, probabilmente è sempre meglio con piemontese, detta così. E abbiamo deciso, giriamo adesso alle famiglie accoglienti dei migranti, allora noi incassiamo circa, cioè noi incassiamo, il ministero paga alla nostra cooperativa 1.000 euro al mese più o meno per ogni rifugiato, di questi noi ne versiamo 450 alla famiglia ospitante, poi continuiamo a pagare il pocket money previsto dalla legge ai ragazzi e poi la scuola italiana, la sanità, l'accompagnamento a commissione, cioè tutti i servizi di tutoraggio. Ad oggi in questa nostra città abbiamo 52 rifugiati ospiti in questa forma di accoglienza diffusa quasi tutti in famiglia migranti e devo dire che è andata bene. Uno, perché quale migliore mediatore, qualche migliore traghettatore nella nostra cultura per un ragazzo, non so, nigeriano che è arrivato 4 giorni fa, se non un nigeriano che 10 anni fa ha già fatto questa vita qua? E allora chi meglio di queste persone possono interagire e sdoganare con la nostra cultura? Altra cosa, ogni volta che si apre un campo profughi
Salvini, la Lega, le petizioni, non li vogliamo. Se tu inserisci uno o due ragazzi in famiglie, in contesti già migranti, di famiglie, appartamenti, nessuno se ne accorge e non c'è, c'è un effetto di diluizione che si normalizza tutto, non c'è più l'allarme sociale, no? Se io dicessi che adesso Rasti ci sono 52 persone rifugiati, nessuno lo sa. Se avessi aperto un centro in centro città con 52 persone avrei tutti i giorni presidi della Lega e Forza Nuova. Questo vuol dire che a volte l'allarmismo bypassa molto quello che è la vita reale. E poi c'è un'altra chiave, che secondo me è quella premiata. C'è due chiavi. Una è, finalmente, per questa cosa qua, su una tematica come l'immigrazione, coinvolgiamo le comunità migranti sedimentati come soggetti sociali di coesione, di campamento, come protagonisti, e non sempre come utenti che vanno lì che bisogna dargli il servizietto, ma sono una parte integrata e integrante della nostra società che con noi contribuisce alla coesione sociale, al vivere bene. E questo bisogna riconoscerlo, perché poi alla fine, quando abbiamo chiesto, tutti gli stranieri si sono dati molto disponibili, gli italiani 4-5, no? Poi magari facciamo le cene, couscous, tom-tom e jembe e tutti vengono a ballare a fare gli interetnici multiculturali, ma i rifugiati a casa non se lo prendono, perché questo alla fine è un po' anche il sentire. Mentre invece in questa, scusate, in questa nostra esperienza anche l'orgoglio di quei migranti integrato che si rende protagonista e agente di cambiamento, secondo me è stata una bella chiave culturale. L'altra cosa è il discorso delle due vulnerabilità che si sostengono, cioè questa crisi alla fine nel nostro settore, dove tutti gli immigrati lavoravano fino a 7-8 anni fa, ma nell'interinale sono stati i primi a essere massacrati. Qui c'è gente che adesso sta proprio andando dal culo, però è gente che ha famiglia, un vissuto, via dicendo, però non riesce a rinnovare il permesso di soggiorno, non riesce a pagare la bolletta, avere emergenza abitativa, gli sfratti, le case occupate, boom 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 boom, e si cade, no? E ci si rovina. In questa maniera lo slogan che si è andato è l'accoglienza fa bene, perché fa bene a chi ha accolto, ma fa bene anche a te. Tu accogli uno e ne hai un benefit, noi ti diamo 450 euro, tu questo ragazzo lo tratti come un tuo parente, come un tuo cugino, ma allo stesso tempo tu, con questa azione che hai fatto di solidarietà e che ti sei aperto, stai salvando anche la tua famiglia, perché ti paghi le bollette, perché ti paghi l'affitto, perché eviti di entrare in una spirale di disperazione che potrebbe portare via anche te. E allora sono il principio di due vulnerabilità che si sostengono a vicenda: quella del profugo che ha bisogno di essere accompagnato e quella del migrante qua che in cui è massacrato dalla crisi, a costo zero, perché i denari sono quel che il ministero ci gira, sono solo spalmati in un'ottica di ottimizzazione del welfare. E ad oggi ci stanno chiamando molto in giro per l'Italia, domani sarà a Roma il Ministero perché vogliono iniziare a capire questo esperimento astigiano che sembra molto interessante. E provate, andate dove ci sono le associazioni che gestiscono i rifugiati, mettetevi in gioco, si può fare, non... Io ho avuto un belle soddisfazioni in questo ambito e soprattutto è questo il principio della mutualità che stiamo perdendo, che invece bisogna recuperarlo. Quindi, un'altra cosa che abbiamo provato a fare, che abbiamo lanciato un mesetto fa, è questo discorso della un patto di mutualità per la messa in sicurezza del territorio fra rifugiati e istituzioni locali. Allora, il problema che noi abbiamo grosso è che, penso che qua in Liguria, in Liguria tanto quanto noi in Piemonte, ogni volta che c'è un temporale, una frana, il fango sulle strade, le frane, le erbacce, tutti questi, vabbè, poi forse più di noi, comunque è un problema bello diffuso questo. E poi i comuni, non abbiamo soldi, non sappiamo cosa fare e non si sa mai cosa fare. Abbiamo un sacco di ragazzi che vengono dall'Africa, giovani, forti, che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno voglia di lavorare, che non hanno tanti talenti in realtà, però una zappa, una carriola, qualcosa, riescono a farla. Allora abbiamo pensato, attiviamo dei tirocini, sempre con le risorse che ci dà il Ministero e senza chiedere dei soldi extra, facciamo le squadre di cantonieri e ci proponiamo agli enti parchi, ai comuni, comunque al consorzio, alle province, per dire ok, su questo discorso qua noi impegniamo i ragazzi, gli diamo qualcosa, li facciamo lavorare, è la ragione per cui loro sono venuti qua, in attesa che la commissione fra un anno e mezzo, con questi tempi biblici, deciderà se hanno diritto o non a stare. Comunque iniziano a fare qualcosa, imparano un lavoro, guadagnano qualche soldo, le famiglie sono contenti nei paesi di origine perché tutti i giorni telefono, mandami qualcosa, e noi facciamo qualcosa di pubblica utilità, mettiamo in sicurezza i nostri giardini pubblici, le nostre strade, cioè il bene comune che è dimenticato. Questa cosa qua, anche quando l'abbiamo buttata lì, non erano molto
erano un po' perplessi gli amministratori dei consigli locali. Poi un paio di comuni ci hanno detto proviamo, adesso tutti i comuni a ricaduta dicono ok, mandateci altri profughi, vogliamo dei profughi, cioè, tutti i comuni leghisti adesso vogliono i profughi perché stanno lavorando per il bene comune, e poi questi profughi in qualche maniera in quei territori lavorando ci conoscono qualcuno, perciò c'è quello che ti affitta la casa, c'è quello che ti chiama sabato domenica a lavorare, ti dà 50 euro, cioè si creano connessioni e socialità. Qual è il discorso? Qui non è come Alfano, facciamoli lavorare gratis, noi li paghiamo come prevede la legge con i tirocini attivati al centro per l'impiego e 20 ore settimanali. Però c'è un piccolo, una questione poi alla fine. Sta gente noi comunque va bene, gli diamo di accoglienza, lavorano anche per noi, ci giochiamo così, facciamo delle cose insieme, però non dobbiamo prendere per il culo. Alla fine questa gente dopo un anno e mezzo va alla commissione per il diritto d'asilo, racconta una storia e nell'80% di questi ragazzi qua sono diniegati. Allora, se io ti ho impiegato per il bene pubblico, per il bene comune che è mio, dell'Italia, poi io ti do la qualcosa, e allora il momento di scambio deve essere ok, magari non sei un rifugiato, magari sei un migrante economico che in questo periodo sembra che sia la parola più brutta del mondo, cioè uno che cerca fortuna, che vuole star meglio, sembra che sia un bastardo, non è vero, però funziona così nelle commissioni. Non hai diritto all'asilo politico come è prescritto dalla Convenzione di Ginevra, ok, però hai fatto qualcosa per me, io ti do un permesso umanitario. Questa è la moneta di scambio su cui stiamo spingendo tanto. Perché poi alla fine stiamo lavorando tanto per fare la buona accoglienza, perché non c'è solo Buzzi, Mafia Capitale, ma c'è anche la buona accoglienza in tutta Italia, il nostro paese è molto più accogliente di quello che sembra, non c'è, solo che la televisione c'è sempre Salvini, ma in realtà abbiamo una bella pancia, di questo bisogna essere orgogliosi e non dimenticarci. E questa roba qua, facciamo la buona accoglienza, lavoriamo bene, ma alla fine l'accoglienza, quando è bella, deve concretizzarsi nei diritti. E nei diritti sono il permesso di soggiorno, la possibilità di avere un documento, una residenza, costruirsi una vita, sposarsi, affittarsi una casa. Allora non possiamo accogliere la gente 18 mesi e poi dirgli scusa abbiamo scherzato, vattene via. E abbiamo buttato via migliaia di euro su ogni ragazzo. E allora facciamolo questo patto, vacca troia. No? Io ti accolgo e tu facciamo qualcosa insieme. E poi il tuo lavoro sarai pagato con i diritti di cittadinanza, ma non ci dimentichiamo che l'accoglienza va bene, ma sono i diritti la chiave, è il permesso di soggiorno. Qua ci vuole una sanatoria, ci vuole l'umanitario, se no questi 170.000 che sono arrivati l'anno scorso, questi 170.000 che arrivano quest'anno, saranno i nuovi clandestini a norma di legge nel rispetto della legalità. Una cagata incredibile.